Ciao a tutti, oggi facciamo un circuito di tonificazione completa andando a tempo. Partirò con degli esercizi più blandi, man mano sia gli esercizi aumenteranno di difficoltà e aumenterà il tempo di lavoro. Preparatevi scaldandovi prima di fare questo video, anche se nei primi esercizi per me fungeranno un po' da riscaldamento, ma è sempre meglio fare un riscaldamento maggiore. L'unica cosa che dovete preparare è un materassino, semplicemente. Un materassino già pronto, già disteso, già con l'asciugamano sopra, così siete pronti per iniziare. Nella prima parte del lavoro, ogni esercizio durerà 30 secondi. E ci sarà la pausa di 30 secondi. Siamo pronti e iniziamo il nostro lavoro. Partiremo dallo squat, quindi posizionate bene le gambe, attivate bene gli addominali e andiamo. Quindi per il momento sono 30 secondi di lavoro, fuori l'aria mentre piego le gambe, prendo il respiro mentre distendo. Perfetto, adesso ci sono 30 secondi di pausa. Quindi tranquillamente sciogliete un po' il tutto. Il prossimo esercizio è una corsetta sul posto, eh. Ginocchia basse, serve sempre un po' per attivarsi senza alzare troppo le ginocchia. Sempre 30 secondi. Il primo giro è tutto così. Arriviamo a fare 10 esercizi. Riposo, 30 secondi. Il terzo esercizio è un plank alto, quindi se avete bisogno del materassino, iniziate a procurarvelo. Bene sotto le spalle, attivo gli addominali e vado, 30 secondi, fermi in plank alto. Quindi ricordatevi di spingere bene dietro le spalle, di cercare di sentire il collo che si allunga per bene, l'addome ben tenuta. Quindi primo esercizio anche sugli addominali. Inizio a sdraiarmi. Quindi preparo le gambe piegate, le mani sotto il capo, controllo di avere il collo perfettamente rilassato, l'ombelico che spinge già bene dentro. Andiamo. Salgo fuori bene l'aria. Se voglio non appoggio mai la testa, ma torno giù prendendo il respiro. Posso rimanere col capo sospeso e salire sempre un po' di più. Mi alzo, io allontano il materassino che non ho tanto spazio perché faremo degli affondi alternati indietro con le gambe. Mi preparo per i piedi,
gli addominali subito già ben in tenuta, mi stabilizzo, utilizzo le braccia come voglio o unisco le mani o le metto sui fianchi, come vi sentite più comodi. Affondo posteriore. Pronti? E andiamo. Fuori bene l'aria, torno, prendo il respiro e cambio gamba. Ok, ultimo, perfetto. Attenzione che adesso è un plank basso, quindi inizio a girarmi sul fianco destro, io prendo il mio telefono per vedere bene il tempo, se no poi mi perdo, appoggio bene il gomito destro, decido se tenere un piede sopra l'altro, lavoro più intenso, un piede davanti all'altro, lavoro più leggero, gomito bene sotto la spalla, attivo gli addominali e pronti. Andiamo, su, mantengo. Non lo ripetiamo subito dall'altra parte, ma saliamo in piedi e ci prepariamo per fare un jumping jack. Quindi di nuovo una parte un po' più saltata. Parto con le braccia piegate in questo jumping jack. Perfetto, vado. Laterale dalla parte opposta. Quindi preparo il gomito sinistro, decido se mettere un piede davanti all'altro o uno sopra l'altro, bene il gomito perpendicolare alla spalla, inizio ad attivare gli addominali, spingo bene il braccio a terra, pronti e andiamo, su, tengo. Rimanere bene in linea, di non cedere col bacino, ma di rimanere bene su. Perfetto. Ok. Rimaniamo qui, andiamo a fare un plank basso, andando ad appoggiare bene tutti e due i gomiti. Quindi rimango. Posso iniziare ad
inizio ad attivare gli addominali. Quindi bene l'attivazione dell'addome, spingo bene l'ombelico in dentro, cerco l'aria attraverso nel bacino, spingo le spalle indietro lontane dalle orecchie, cerco di non cedere con le scapole ma rimanere bello pieno, quindi spingo a terra le mie braccia. Prossimo giro aumentiamo un po' di più. Ripartiamo, ok? Ripartiamo dallo squat, cambierà il tempo, quindi adesso faremo un lavoro di 40 secondi e di conseguenza riposiamo 20. Partire. Quindi adesso il nostro primo esercizio era lo squat, il nostro squat lo facciamo sollevando anche i talloni. Ci prepariamo, quindi quando distendiamo le gambe solleviamo i talloni. Addominali ben stretti. E vado, quindi squat, su per i talloni, fuori l'aria e prendo respiro. Adesso lavoriamo, 40 secondi e riposiamo 20. E anche ogni esercizio aumenterà un po' di intensità. Indietro, un po' a destra, un po' a sinistra. Cerchiamo sempre di tenere le ginocchia non tanto alte, ok? Le faremo salire nel terzo giro. E vado ancora, un po' avanti, un po' indietro, un po' a destra, un po' a sinistra. E vado avanti, dietro, destra, sinistra. Prossimo lavoro quindi è il plank alto, inizia ad aumentare la nostra intensità, quindi nel plank alto andremo a toccarci in alternanza le spalle. Quindi mi sistemo bene prima in quadrupedia, mani bene sotto alle spalle, aprite bene le dita delle mani e vado, plank alto, fuori l'aria, mi tocco una spalla. Cercate la stabilità, non dondolate tanto, addominali belli stretti. Salgo, ruota a sinistra, ombelico che spinge bene dentro, fuori, bene l'aria mentre salite.
su, andiamo con gli affondi alternati, sempre indietro, lo facciamo però incrociando le gambe questa volta, quindi non vado esattamente dritto dietro di me, ma la gamba destra andrà indietro verso sinistra e la sinistra verso destra. Pronti? Vado. Prendo bene l'aria, torno a prendere respiro e cambio gamba. Ricordatevi sempre di tenere l'addome, la spinta dell'ombelico in dentro, le spalle basse. Attenzione che aumenta l'intensità, quindi il nostro plank basso lo facciamo ruotando il bacino, quindi un twist in plank basso. Pronti? E andiamo. Ruota a destra e a sinistra. Sollevato, chi vuole lo tiene giù tranquillamente. Zona lombare bene in appoggio, distendo le gambe, prendo l'aria, fletto le ginocchia, butto fuori. Quando distendo devo mantenere le vertebre lombari in appoggio. Ok, rimaniamo giù, facciamo il nostro plank laterale, però questa volta è alto, quindi appoggio bene la mano, non più il gomito, bene la mano sotto, ricordate le gambe incrociate più leggero, una sopra l'altra più intenso, vado, super bene. Scendo, jumping jack, in realtà un jumping squat. Quindi mi preparo se voglio le braccia piegate, se voglio lavoro con le braccia distese. E vado, piego.
nuovo il materassino, quindi plank laterale alto, anche stavolta con la mano sinistra. Quindi mi appoggio già per bene, decidete come posizionare le gambe, attivate gli obliqui, attivate l'ombelico ben dentro, pronti, giù bene la spalla, vado, salgo e cerco di mantenere la stabilità. La mano a terra spinge, il braccio verso l'alto, tira per bene. Aumentiamo ancora un po' sia l'intensità degli esercizi che il tempo di lavoro, quindi andremo a lavorare 45 secondi e quindi riposiamo 15. Preparo l'app, così siamo pronti per partire. Perfetto. Ultimo giro insieme, poi chiaramente voi se volete potete continuare. Quindi il primo esercizio è lo squat sollevando le ginocchia. Pronti? Mani dietro al capo e vado, piego su e muovo il busto. Stop, corsetta, ma è proprio uno skip, quindi sollevo bene le ginocchia, rimango sul posto e le ginocchia salgono belle alte, usate le braccia per stabilizzarvi, pronti e vado. Plank, un plank alto, facciamo i piegamenti sulle braccia e quindi volendo potete anche appoggiare le ginocchia, braccia un po' più larghe del normale, attivo bene l'addome, spingo bene dietro le spalle, vado, piego, distendo, prendo l'aria mentre piego, distendo tutto fuori. Le ginocchia al petto, bene le mani sotto il capo, pronti e andiamo verso il ginocchio e cambio.
saliamo su in piedi, quindi andiamo a fare questa volta l'affondo avanti con torsione, sempre alternato il movimento, vi stabilizzate con le braccia, pronti, vado, vado in avanti, ruoto verso il ginocchio, torno, cambio gamba. Qua è importante la tenuta degli addominali, il movimento in avanti fa controllare molto meno la zona lombare, quindi tenete bene gli addominali. Plank basso, portando le ginocchia verso il gomito all'esterno. Mi preparo, vado, plank basso, ginocchio destro, gomito destro, ginocchio sinistro, gomito sinistro. Portate sempre bene l'arco espiratorio. Usiamo ancora gli addominali e stimoliamo con le gambe. Questa volta le gambe scendono tese verso il pavimento. Ricordatevi la curva lombare appoggiata a terra. Chi vuole mani sotto il capo, chi vuole tiene le braccia lungo i fianchi o sotto la zona lombare. Quindi ognuno di noi deve trovare la sua altezza per evitare di andare ad inarcare la zona lombare. Ok, plank laterale, questa volta è di nuovo basso, ma facciamo un twist, una torsione. Quindi in realtà ci conviene avere una gamba davanti all'altra. Pronti, appoggio bene il gomito, salgo, fuori l'aria, ruoto, prendo l'aria e mi apro. Sui piedi, questa volta il nostro jumping è saltato, quindi allargo le gambe mentre sono in volo.
piega laterale in twist, basso. Mi preparo, questa volta metto una gamba davanti all'altra e andiamo su, prendiamo bene il respiro, fuori l'aria. Ok, e noi abbiamo finito i nostri tre giri di lavoro. Nessuno vi vieta di ripartire o di ripetere il terzo giro un po' più intenso. Intanto noi facciamo un po' di stretching, quindi preparo una gamba bella tesa, il piede bene a martello, mi infletto bene in avanti. Ok, scavalco con la gamba, afferro bene il ginocchio, tiro per bene, ruoto il busto. E cambio, ripeto gli esercizi dalla parte opposta. Mi infletto per venire avanti. Ruoto bene, afferro il ginocchio con la mano, col gomito. Allora allunghiamo un attimo la schiena, abbiamo fatto un po' di salti, allunghiamo la bene, ci sediamo bene con i glutei indietro. Oltre la punta del piede. Perfetto, rimango qua e vado a prendere il piede posteriore per allungare il quadricipite. Lascio andare la gamba e ripetiamo gli esercizi. Quindi porto avanti l'altra. Prima un bel affondo, controllo che il mio ginocchio non vada oltre la punta del piede. Ritorno bene con questo bacino, mi stabilizzo, quadricipite, vado a prendere il piede posteriore. Appoggio e vengo su, rimango un attimo qui, distendo bene le gambe, piego un po' le ginocchia, attivo gli addominali, roll up della colonna, bene lato espiratorio, quando sono su allungo bene le braccia, attivo ancora un po' la schiena e porto le mie mani su il capo. La spalla. Dai, cambiate l'altro braccio. Tricipite. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, buon allenamento!